29 comuni siciliani domani andranno alle urne per il rinnovo delle amministrazioni e dei consigli comunali. Prestiti a usura e mafia, 5 arresti nel Catanese, interessi anche del 100% su piccole somme e minacce a chi pagava in ritardo. Ex APS, firmata a Palermo l'intesa con l'AMAP per l'assunzione dei 199 lavoratori. Da voi tutti bentrovati ad una nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 4 giugno. 29 comuni siciliani domani andranno alle urne per il rinnovo delle amministrazioni e dei consigli comunali. Sono 431.223 gli elettori dei 29 comuni siciliani che domani andranno alle urne per il rinnovo delle amministrazioni e dei consigli comunali. Tra i maggiori centri che dovranno scegliere il primo cittadino ci sono Terrasini in provincia di Palermo e Alcamo nel Trapanese, Favara, Canicattì e Portempedocle nell'Agrigentino, Giarre e Caltagirone nel Catanese, Barrafranca ad Enna, nelle province di Ragusa e Siracusa, Vittoria, Lentini e Noto, Patti e Capodorlando nel Messinese. E proprio in provincia di Messina, curioso il caso di Galati Mamertino, dove si è presentato un solo candidato a sindaco. In nessuno dei 29 comuni si riconfermano le alleanze che sorreggono la maggioranza del governo Crocetta. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 19 giugno, sempre dalle 7 alle 23. 15 dei 29 comuni ha una popolazione superiore alla soglia dei 10.000 abitanti e a questi verrà applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Il Viminale ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente. Per il rilascio delle tessere non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali saranno aperti oggi e domani per tutta la durata delle operazioni di voto. Prestiti a usura e mafia. 5 arresti nel Catanese. Interessi anche del 100% su piccole somme e minacce a chi pagava in ritardo. I militari della compagnia di Piazza Dante hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all'usura. L'indagine è svolta dal nucleo operativo della compagnia e coordinata dalla Procura della Repubblica, gruppo Reati contro l'Economia, ha avuto inizio nel novembre del 2013 con la denuncia sporta da una delle numerose vittime del sodalizio criminale, un imprenditore finito nel vortice dei prestiti usurari. Le attività di intercettazione telefonica, i servizi di osservazione e pedinamento, le dichiarazioni rese dalle stesse vittime hanno consentito ai carabinieri di delineare un quadro chiaro che vede Alfio Lombardo, noto come Massimino, secondo l'accusa, a capo del gruppo criminale. I ruoli erano ben precisi, un vice che gli faceva da spalla, da accompagnatore autista, mettendo persino a disposizione la propria automobile, un riscossore di denaro che recuperava le somme meno ingenti e ricordava ai debitori le scadenze dei termini pattuiti per i pagamenti. Due più giovani aiutanti che si occupavano delle riscossioni di minore rilievo e svolgevano altri compiti assegnatigli dai membri più anziani. Sede degli affari era la zona della Pescheria, Piazza Alonso di Benedetto, con appoggio per rappresentanza in un vicino bar che si affacciava su Villa Pacini. Non si faceva ricorso alla violenza né ad atti intimidatori. Nei casi di maggior veemenza i criminali si spingevano a minacciare i debitori in ritardo. Il giro d'affari illeciti, quantificato dagli investigatori, ammonta a circa 46.000 euro, oltre 33.000 dei quali sono risultati provento di usura. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in visita a Lampedusa per inaugurare il Museo della Fiducia e del Dialogo. Il Capo dello Stato ha visitato l'hotspot dei migranti e ha lanciato un messaggio all'Europa. Bisogna essere riconoscenti all'isola per le vite salvate e per l'assistenza ai migranti. Perché sempre più Lampedusa ha accresciuto il suo ruolo di crocevia, di punto d'incontro, di porta d'Europa. Lei ha anche detto che in quest'isola i suoi abitanti hanno sempre fatto in questo periodo, in questi anni, tutto ciò che era necessario e giusto fare. Sono venuto a Lampedusa e quello di dire qui ai lampedusani che l'Italia è orgogliosa della Lampedusa.
l'Italia e l'Europa sono debitori di riconoscenza per tutti. Per le vite salvate, per l'accoglienza, per la prima assistenza, per l'ospitalità. Lampedusa ha offerto a tante persone che qui sono approdate e che porteranno per sempre con sé il ricordo di questa isola come segno di salvezza e un po' come seconda loro patria. Lampedusa ha offerto a queste persone il volto migliore d'Europa. Al Museo Archeologico delle Pelagie di Lampedusa, in esposizione per la mostra sull'immigrazione fino al prossimo 3 ottobre, anche l'Amorino Dormiente di Caravaggio, normalmente esposto a Palazzo Pitti. La trasferta lampedusana dell'opera è stata seguita personalmente dal direttore della Galleria degli Uffizi. L'intervista. Riprende un'iconografia greca antica nel 1608, quindi dipinto da Caravaggio quando stava lui come profugo, è stato accolto dai cavalieri di Malta, era stato dipinto proprio sull'isola di Malta, qui vicino. Questa opera è tornata adesso per la prima volta nelle sue acque di origine, per così dire, per un quadro simbolico, anche perché ricorda tanti bambini annegati negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Invece qui si tratta di un bambino che per fortuna soltanto dorme, non è morto, anche se alcuni studiosi hanno proprio proposto che Caravaggio abbia disegnato, abbia preso come spunto un bambino malato sicuramente, ma forse addirittura morto. È però un messaggio positivo, un messaggio di speranza, un messaggio di solidarietà, ed è questo che raffigura il piccolo Eros, il piccolo amore addormentato che bisogna svegliare in tutti noi per dare una mano a chi ha bisogno, a chi ha proprio bisogno vitale per sopravvivere. Questo dobbiamo fare tutti insieme. Ex APS, firmata a Palermo l'intesa con l'AMAP per l'assunzione dei 199 lavoratori. Firmato il verbale d'intesa fra AMAP e le organizzazioni sindacali sulla bozza di accordo collettivo che prevede l'assunzione di 199 lavoratori ex APS da parte di AMAP. L'accordo prevede una riduzione dell'orario di lavoro e dei livelli rispetto al precedente inquadramento in APS, riduzioni che hanno consentito di mantenere il costo del lavoro all'interno di quanto previsto dal piano industriale dell'AMAP ed in tal modo consentendo l'intero assorbimento della forza lavoro. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata adesso alle comunicazioni di competenza della curatela APS e a tal fine l'AMAP e le organizzazioni sindacali si sono aggiornate lunedì mattina. Si vede realizzato l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Palermo e dei 33 comuni che fanno parte del capitale sociale dell'AMAP, ha detto il sindaco Orlando, ossia garantire la sostenibilità economica dell'azienda allo stesso tempo garantendo i livelli occupazionali. Prende concretamente corpo la più grande azienda interamente pubblica di gestione dell'acqua in Italia, seconda soltanto all'acquedotto pugliese che serve un'intera regione. L'aeroporto di Palermo si rifà il look. Aperti 4 nuovi varchi per le sale d'imbarco. Aumenta la sicurezza e la velocità dei controlli. Aperti 4 nuovi varchi di controllo di sicurezza nell'area imbarchi dell'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Si aggiunge un altro tassello al progetto di ristrutturazione e ammodernamento del terminal, che negli ultimi 3 anni ha visto già nascere nuove infrastrutture. I 4 varchi di controllo sono ospitati in un'area di 700 metri quadrati che lambisce la terrazza panoramica. Dopo i controlli di sicurezza, i passeggeri si troveranno nel cuore dell'area commerciale della sala imbarchi, così come accade nei maggiori aeroporti di tutto il mondo. I controlli di sicurezza saranno effettuati con macchine radiogene e portali metal detector di ultima generazione. Per accedere nell'area prefiltri sarà necessario, a partire dai prossimi giorni, validare la carta d'imbarco nei lettori installati in 3 tornelli automatici. Dalla prossima settimana invece saranno installati altri 2 tornelli per l'accesso ai controlli attualmente attivi. L'intervento infrastrutturale realizzato in 4 mesi è costato circa 300
200.000 euro, porta a 12 il totale dei varchi di sicurezza al terzo livello. Fabio Giambrone, presidente della GESAP, ha sottolineato che si tratta di un ulteriore passo in avanti rispetto all'impegno di questi ultimi anni per modificare il profilo di un aeroporto internazionale che deve offrire ai tanti passeggeri un'adeguata accoglienza e massimi livelli di sicurezza. Un messaggio di civiltà contro il turismo sessuale. A lanciarlo l'associazione Mete Ollus. Testimonial sarà il professore Alessandro Meluzzi. Ascoltiamo Giorgia Butera. Giorno 7 giugno a Palermo, Palazzo delle Aquile, ore 10, presentiamo il nuovo impegno umanitario internazionale. Questa volta affrontiamo il turismo sessuale nei confronti dei minori. Ci riguarda noi italiani, indubbiamente riguarda la comunità internazionale. Un dato che fa paura: sono 3 milioni le persone al mondo che viaggiano ogni anno per praticare turismo sessuale nei confronti dei minori, minori a partire dai 5 anni. È inaccettabile. Io ritengo fortemente che lo Stato debba intervenire educando i propri cittadini, perché il viaggio è un'altra cosa, non si può partire per questo. E così, seguendo il percorso naturale, Mete, nel ruolo di advocacy insieme a Protect Human Rights Sarabaresi, l'Osservatorio Giuridico Italiano ed altre realtà che hanno firmato insieme a noi il manifesto, perché noi partiamo da un manifesto visuale e possiamo annunciarlo, sarà in aeroporto a Palermo per poi estendersi sul territorio nazionale. Noi diciamo che i bambini bisogna amarli tutti. Non è possibile che ci siano bambini al mondo che debbano essere abusati, violentati, perché vittime della povertà economica e sociale. Si è conclusa a Bonpietro la terza edizione di ASP in piazza. 11 tappe effettuate con 18.000 prestazioni. Dopo 11 tappe in provincia di Palermo si è conclusa a Bonpietro la terza edizione di ASP in piazza, manifestazione itinerante sulla prevenzione organizzata dall'azienda sanitaria provinciale del capoluogo. Sono state complessivamente 18.028 le prestazioni erogate a bordo dei camper, che in meno di 3 mesi hanno percorso oltre 2.000 chilometri. Da Bisacquina a Bonpietro, cioè dalla prima all'undicesima tappa, spiegato il direttore generale dell'ASP Antonio Candela, c'è stato un unico motivo conduttore, cioè la forte richiesta della gente, che ha dimostrato, aderendo in massa, di apprezzare un modello di prevenzione che è diventato ormai familiare. Sono state migliaia le prestazioni assicurate in piazza e diverse le patologie riscontrate dai nostri specialisti, che hanno avviato ad un percorso di approfondimento diagnostico di secondo livello decine di persone. Nella tappa conclusiva di Bonpietro, realizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale, sono state 1.126 le prestazioni assicurate da medici, infermieri, veterinari ed operatori dell'azienda sanitaria. Tantissima la gente proveniente da tutte le Madonie che si è riversata su Piazza delle Rimembranze per sottoporsi ad un check-up completo. Le iniziative dell'ASP di Palermo sulla prevenzione prevedono per il prossimo 16 giugno l'ultimo Open Day e per il 23 giugno a Linosa la giornata dedicata agli screening. Come una carezza è il libro che sarà presentato domani a Bagheria a Palazzo Aragona Cutò. L'autore è un ispettore di polizia penitenziaria. Le interviste. Io definisco questo libro l'emblema della vita, perché raccoglie un po' tutto quello che può capitare durante l'esistenza di un uomo. La gioia, la sofferenza, le lotte sociali pure, che sono sullo sfondo, si stagliano sullo sfondo di questo personaggio che io racconto. E anche i drammi sociali, si parla anche di immigrazione. Sì, si parla di immigrazione, si parla di malaffare, di politica, un po' tutto. Io ho voluto rappresentare la vita stessa con questa storia, che è una storia vera, ci tengo a precisare. Noi lavoriamo con la periferia degli uomini, coloro che soffrono, coloro che hanno un vissuto intenso, drammatico, che sono alla ricerca delle loro radici, che vivono anche nella solitudine. Questo libro è molto bello perché attraversa dagli anni 50 ai nostri giorni quello che è stata l'evoluzione del siciliano, dell'immigrato che va via, che va prima in Toscana, che passa poi dalla Germania, che va in Svizzera, che torna in Sicilia alla ricerca di qualcosa che non si sa cos'è, che poi in fondo è la nostra vera essenza dell'uomo.
Credo che questa presenza della Casa dei Giovani sia significativa con il libro di Giuseppe Romano, perché come una carezza racchiude anche l'enigma della solitudine, dell'omosessualità per esempio, dell'omosessualità legata anche ad una radice culturale passata. Oggi noi siamo qui per testimoniare che la periferia siamo noi, la periferia non è semplicemente un'altra persona che ci fa comodo tenere lontano, dobbiamo portarcela dentro, per questo la Casa dei Giovani è accanto a questo romanzo stupendo. Io sono stato invitato dall'amico Romano affinché dia un mio contributo, un modesto contributo nella recita di questo monologo che devo fare. Spero di interpretarlo nella maniera giusta e di leggerlo nella maniera giusta. Io di solito faccio monologo o faccio recita solo in siciliano. Non ho mai fatto un monologo o una recita in italiano, tengo a precisare. Quindi però sono stato e voglio essere uno che deve partecipare a qualcosa di eccezionale e io sono qua per dare il mio modesto contributo. E dopo questo servizio è tutto per questa edizione. Vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata, augurandovi un sereno fine settimana.